comprendere al meglio lo scenario economico-finanziario che abbiamo di fronte e farlo comprendere anche ai risparmiatori. Mettere in evidenza le proprie competenze e creare anche una rete di professionisti che permetta ai professionisti del risparmio di guardare a tutto tondo alla gestione patrimoniale. Sono soltanto alcuni dei temi che EFA Italia ha messo al centro della Due Giorni organizzata ai Giardini Naxos. In campo oggi ci sono entrati anche i temi fondamentali di questo evento. Da una parte quello che riguarda l'interpretazione dello scenario, i tassi a zero, l'equilibrio tra rendimento e rischio, ma poi la crescita dei professionisti del risparmio, non soltanto come promozione di se stesso e del proprio valore, e la certificazione EFA riguarda proprio questo, ma anche la capacità di fare hub, riuscendo ad includere nella propria sfida anche altri professionisti per guardare meglio le esigenze dei clienti. Sì, in realtà le dinamiche possono essere raggruppate in tre strategie. La prima, molto semplicemente, comunicazione, che può essere tramite il personal branding, tramite il nuovo sito che avevo lanciato, tramite l'app. Secondo è conoscenze e competenze tecniche, per cui ringrazio tantissimo i numerosi partner, che non chiamerei sponsor, ma i nostri partner, che stanno ancora in questi minuti parlando e spiegando qual è la loro strategia di tassi zero, quindi aggiornamento proporzionale. La terza strategia è di ruolo, quindi cosa pensiamo di fare da grandi? Lo stiamo già facendo da subito. Cosa pensiamo? Pensiamo di essere dei consulenti, come dicevi, con un percorso certificato, autenticato, che manteniamo costantemente, che però hanno bisogno di capacità altrui. Dobbiamo essere una selezione dei selezionatori di capacità altrui, un hub di competenze. Non possiamo essere tuttologi, dobbiamo avere di fronte l'investitore, farlo crescere culturalmente, affiancarlo e poi selezionare capacità di strumenti e servizi che servono per loro. Abbiamo avuto più di 800 partecipanti, 810, più gli espositori, 150, insomma stiamo sfiorando le 1000 unità, e questo è un segnale importante proprio per il nostro mondo, perché significa una estrema attenzione di chi svolge professionalmente l'attività di consulenza finanziaria, che oggi come non mai richiede partecipazione, richiede accrescimento delle competenze, richiede tutto ciò, tutti i requisiti che la certificazione EFA valorizza. Quindi io penso che questa testimonianza, di anche numerica, significhi veramente una attenzione sempre più decisa verso l'investitore, per essere sempre più pronti ad affiancarlo in scenari che non sono affatto facili. Tra i temi trattati vi è appunto un confronto sulle best practices dell'educazione finanziaria, cioè qual è il coinvolgimento degli advisor certificati nel cercare di portare maggiore cultura finanziaria alla clientela finale, e abbiamo notato con estremo piacere che oggettivamente tutte le iniziative che in Italia stiamo portando avanti hanno i loro termini di confronto anche negli altri paesi. Si è molto coinvolti nell'educazione finanziaria nelle scuole, proprio per partire dalla primissima fascia di età. Si è molto coinvolti nell'educazione finanziaria con le associazioni dei professionisti, con le categorie di professionisti diverse, andando a fare delle azioni di education mirata. Si è molto coinvolti nell'affiancare gli intermediari e le autorità di vigilanza che decidono di portare avanti iniziative di cultura finanziaria. Ovviamente il tema della cultura finanziaria ai destinatari finali presuppone anche il tema delle conoscenze e delle competenze degli advisor. Da questo punto di vista, come ben sapete, c'è stata la recentissima emanazione delle linee guida dell'ESMA, che pone dei paletti molto precisi. In Italia devo dire che partiamo già da una base molto consolidata, che è rappresentata dall'esame dell'albo dei promotori, oggi dell'albo dei consulenti, che costituisce un ingresso nel mondo della consulenza che pone già delle basi di competenze decisamente solido. Ora bisogna capire come Consob tradurrà a livello normativo italiano le linee guida dell'ESMA, ponendo tutta una serie di esigenze, di conoscenze e competenze anche per tutti coloro che operano nel mondo delle banche e degli intermediari finanziari in genere e non necessariamente siano consulenti ex promotori finanziari. Wealth planning,
che tradurrei come quell'esigenza di gestire in maniera integrata tutte le esigenze del risparmiatore che ruotano attorno al proprio patrimonio. Quindi emergono una serie di esigenze nuove legate a temi come il real estate, la pianificazione patrimoniale, la successione, soprattutto le complicazioni che affrontiamo tutti i giorni quando c'è un'azienda di famiglia a cui assicurare una continuità nella gestione, risposte complesse che effettivamente richiedono la partecipazione, la collaborazione di professionalità diverse, e quello che emerge non è tanto un consulente finanziario tuttologo, aziendalista, ma un consulente capace di costruire una rete di relazioni con professionisti di estrazione diversa che insieme a lui sono capaci di dare risposta a tutta questa serie di complessità. Siamo in un scenario importantissimo perché dal punto di vista della domanda c'è un'esigenza permanente di una meglio consulenza finanziaria. Dal punto di vista dell'offerta andano anche su questa via, sì. E c'è il punto di vista della regolazione. Adesso per cumplire con tutte queste esigenze della domanda, dell'offerta, della regolazione, abbiamo bisogno di una qualificazione professionisti importante, anche di un comportamento etico, direva, più serio, pensare più al cliente e specialmente utilizzare, cosa molto importante, la trasparenza. La trasparenza è un elemento basico. C'è la necessità di andare oltre il semplice schema di vendere e comprare dei prodotti, c'è la necessità di guardare alle esigenze dei risparmiatori, dei clienti, a rispondere alle loro necessità. Sì, non possiamo continuare così con esigenza pure di vendita. Sì, il sistema finanziario vuole recuperare la fiducia dei clienti, vuole recuperare la reputazione, deve lasciare la vendita e andare verso la consulenza, aiutare il cliente, la buona governance, no, dei servizi finanziari, una cosa inevitabile. E adesso per fare questo necessariamente non servono dei professionali che solo può fare la vendita, sono dei professionali che devono conoscere il cliente, conoscere i prodotti che può essere adeguati per questo cliente, deve essere un professionale molto più preparato e direi anche un professionale pensando più nel cliente finalmente. La relazione è alla base e lo sarà sempre di più di una corretta di un corretto rapporto con l'investitore, che deve essere educato, che deve essere stimolato, e chi lo assiste deve essere anche appunto tecnologicamente avanzato. È proprio per questo che noi abbiamo anche messo in rilievo gli aspetti relativi alla presenza dei professionisti nei social network. Abbiamo da parte nostra lanciato proprio in questa occasione il nuovo sito di EFPA Italia, che si trasforma da strumento di semplice consultazione ad uno strumento che vogliamo sia essere sempre più interattivo, in cui non solo ci sarà spazio per i professionisti certificati, ma per coloro che si avvicinano alla certificazione, quindi vorranno accrescere le loro competenze, e anche mano a mano sempre più rivolto ai risparmiatori, che devono trovare un'assistenza sì qualificata ma anche ben educata, e che aiuti l'investitore a fare scelte consapevoli con il linguaggio che serve all'investitore. Un grande onore quello di avere Pupi Avati a chiudere questa due giorni di EFPA 2015. Lei al cinema non ci è arrivato subito. No. La sua è una storia che ha qualche slalom. Voleva fare il musicista. Sì. Poi ha avuto qualche altro trascorso. Vorrei ancora fare il musicista. Ma purtroppo... Però ecco, ma quanto sono importanti poi le scelte? Quanto è importante la capacità anche di fare le scelte giuste? L'importante è... No, facendo questo slalom della vita. Mi piace questa domanda. L'importante è rendersi conto a un certo punto che senza talento non vai da nessuna parte. Cioè, vai però resti a metà del percorso, insoddisfatto.
io sarei stato sicuramente un musicista non talentuoso e quindi non realizzato. Il confrontarmi con musicisti, uno fra tutti Lucio Dalla, ma tanti altri che suonavano con me e che mi manifestavano, dimostravano il loro talento, la loro qualità, ha fatto sì che a un certo punto mi sia reso conto che non era per me. È stato il momento sicuramente più doloroso della mia vita. Senta, le faccio ancora una domanda. La grandezza dei suoi film è stata molto nella capacità di leggere dentro le case, dentro le famiglie, dentro le persone. Quanto è importante anche per un professionista del risparmio, chi deve guidare i risparmi di una persona, ecco, riuscire a leggere bene nella vita delle altre persone, a interpretare bene quello che succede, magari anche al di là di un velo che poi nasconde la realtà. La conoscenza dell'essere umano sta nell'ascolto. Una cosa che viene a mancare oggi tantissimo e che produce tanti danni nella... Noi vediamo le tante stragi, per esempio familiari, tutto quello che succede nel disturbo mentale. Ecco, da cosa deriva? Dalla mancanza di ascolto. Queste persone che arrivano a compiere dei gesti così scomposti e così definitivi sono persone che non sono state ascoltate da nessuno. Ecco, ascoltare... Io forse la mia timidezza mi ha molto aiutato nell'ascoltare, nell'essere più che protagonista nella mia adolescenza uno spettatore di vicende altrui. Mi ha fatto sì che abbia immagazzinato una serie di dati, di informazioni sulle dinamiche psicologiche più varie che intercorrono fra gli esseri umani. Adesso è evidente che poi negli anni, quando ho cominciato a raccontare le mie storie, tutto questo è diventato un materiale narrativo non indifferente. Ecco, nel vostro ambito io credo che quando ti siedi di fronte a un cliente, a un altro, ecco, devi sempre pensare che quell'altro è un po' un enigma, è qualcosa di assolutamente irripetibile, è un po', ha delle peculiarità che non troverai mai in nessun altro incontro. Cioè rendere tutto quello che fai, questo è finale, unico ed eccezionale. Ho visto nella sessione Well Planning l'intervento di due persone che nella pratica declinano, pur essendo due docenti universitari, fanno parte di quegli hub di competenze di cui ci si avvale, di cui io professionalmente per esempio mi avvalgo, e nella pratica succede proprio così. Il consulente finanziario, l'hanno chiamato 3.0, deve essere quel consulente capace di chiedere alla propria azienda se non ce l'ha, e uso una provocazione, di cambiare azienda se, diciamo, il partner non dà la modernità del 3.0. oggi il cliente ha diritto e deve pretendere qualità nella consulenza. Chi sa farla bene, chi non sa farla si deve adeguare. EFPA deve essere un passo avanti e dare a tutto il settore dove deve stare il professionista dei prossimi 10 anni.